1500 i modelli presentati, 50 le indossatrici, un esercito di parrucchieri, stiratrici, guardarobiere. Questi gli ingranaggi principali della grandiosa macchina in moto per una settimana a Firenze. Ecco qui la giornalista Lily Gutman del Telegraph di Amsterdam. Che cos'è che colpisce maggiormente un osservatore straniero nella manifestazione fiorentina? L'inesauribile fantasia degli italiani di creare nuovi tessuti e le bellissime combinazioni dei colori. All'uscita di Palazzo Pitti avviciniamo uno dei più importanti compratori americani, il signor David Kidd di New York, il quale viene a Firenze ogni anno per le manifestazioni di moda. Mr. Kidd, I understand. Sappiamo che lei è venuto altre volte in Italia, signor Kidd, vero? Certo, 6 anni, 2 volte all'anno, cioè ad ogni stagione delle presentazioni fiorentine. E che cosa compra in particolare? Particolarmente tailleur, perché questo è quello che vendo di più in America. Ma io compro ciò che è bello. Che cosa pensa della moda italiana? Penso che mi ha fatto venire per 6 anni 2 volte all'anno in Italia. Alta moda è in sostanza creazione di linee nuove nell'abbigliamento femminile. Come tutte le attività di origine artistica, anche la moda segue infatti delle sue correnti di sviluppo ed è naturale che queste correnti siano nelle mani di pochi creatori estremamente cauti nel provocare dei sovvertimenti, delle rivoluzioni nell'abbigliamento. Dove nasce l'alta moda? Fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale esisteva nel mondo un solo mercato dell'alta moda, un solo punto, cioè nel quale venissero presentate in febbraio ed in agosto delle nuove collezioni per la primavera e per l'autunno. Questo punto era Parigi. A Parigi, quindi, convenivano da tutto il mondo i famosi buyers, i compratori specializzati che, per il fatto di essere in maggioranza anglosassoni, venivano generalmente indicati col nome di buyers, che significa appunto compratore. Il fatto di essere Parigi l'unico mercato dell'alta moda dà anche ragione di un'altra sostanziale evidenza, cioè a Parigi non esistevano soltanto delle sartorie francesi, ma esistevano anche delle sartorie spagnole come Balenciaga e delle sartorie italiane come la grande Elsa Schiaparelli. La Seconda Guerra Mondiale interruppe violentemente questi rapporti tra il centro creatore di Parigi e i diversi mercati che a Parigi compravano l'alta moda, per cui dal 40 al 45 le diverse nazioni europee dovettero imparare a fare da sé. Tra i paesi che impararono più rapidamente e più abilmente a fare da sé fu appunto l'Italia. Occorreva però fare il grande passo, cioè chiamare verso questo mercato della creazione di moda italiana i compratori, i buyers, i compratori specializzati. Questo fu appunto quello che riuscì a fare Giovan Battista Giorgini. Sono partito con l'idea di trovare 10 case di moda che volessero fare ciascuna di esse 18 modelli. 18 per 10 facevano una collezione di 180 modelli, quindi era una collezione considerevole, e sottoporla ai compratori esteri. Questo poi sembrava un sogno, perché quando io parlavo di moda italiana all'estero mi si rideva assolutamente sul viso, e non si pensava, non si voleva credere alla moda italiana, perché non era mai esistita prima, vero? Ma noi avevamo avuto una tale tradizione durante il Rinascimento, e la mia fede nella genialità italiana mi ha fatto insistere, e sono riuscito, dopo enormi sforzi, a avere questi pochi compratori nel febbraio del 51. Erano pochi perché erano case da me rappresentate, che erano a Parigi a vedere le collezioni parigine, e se vennero a Firenze non fu per vedere una moda italiana, ma semplicemente vennero come visita di cortesia, accettarono il mio invito e vennero per 24 ore per farmi una visita. E ci dica, Giorgini, perché fin dal principio ritenne che Firenze sarebbe stato luogo adatto a questo genere di manifestazioni? Ma perché qui a Firenze sono tutti i commissionari, sono a Firenze, il mercato artigianale è a Firenze, quindi invitai questi compratori a casa mia. E proprio qui, in questa stanza che io trasformai per fare tutte le booth per le indossatrici, e lì nella sala da ballo accanto sfilammo questa collezione di 180 modelli. Esistono ora in Italia, dal 1954, 2 sistemi di presentazione. Le presentazioni concentrate, che si svolgono regolarmente a Firenze dal 1951, e le presentazioni nelle diverse case, che si svolgono invece nelle sedi delle sartorie a Roma.
A questo punto viene spontanea una domanda. Che cosa è che determina il successo di una casa di moda? Evidentemente il titolare, che imprime la sua personalità in tutte le fasi del lavoro, dalla creazione a quello che potremmo chiamare il colloquio segreto e conclusivo col modello finito. Siamo nell'atelier romano di Eleonora Garnett, che ha anche una sua casa a New York. Eleonora è molto esigente e controlla ogni particolare dei suoi capi per ore ed ore. Ma come si arriva a sentire che è il momento di cambiare la linea dei propri modelli? Passiamo la domanda ad una delle nostre più sensibili creatrici, Germana Marucelli. Questo discorso ci porterebbe lontano, ma però sintetizzando posso dire che quando una cosa si esaurisce dà sempre vita a una che è in opposizione. Per esempio, si era esaurita la donna sbarazzina, che aveva desiderato di essere sbarazzina come liberazione, proprio di ora aveva proprio indovinato questo bisogno di reazione nei confronti della donna sfollata, della guerra, una moda piatta, questo bisogno di una femminilità nuova. Allora, uscendo da questa femminilità sbarazzina, io sentii un ideale di donna più femminile, in senso più raccolto, più interiorizzato, più sofisticato, se si vuol dire. L'attività del creatore di moda si arenerebbe se non ci fosse tuttavia sempre pronto a tradurre in concreto le sue idee lo strumento indispensabile, il laboratorio. Fernanda Gattinoni non ha pace durante tutta la giornata. Le decine e decine di ragazze alle quali vengono affidate le varie parti del lavoro la tengono in continua tensione. E questo è forse il meno noto ma più sottile tormento del sarto: avere e sentire in opera tante mani quante sono le sue lavoranti e soprattutto doverle seguire ogni momento. Tutti i settori del laboratorio sono infatti impegnati a fondo e partecipano attivamente alla creazione. Si capisce allora come questa sia stata una delle prime e più gravi difficoltà incontrate dai nostri sarti quando incominciarono a creare dei modelli originali invece che produrre copie di modelli già esistenti. Che differenza c'è tra copiare e creare? Passiamo il problema agli Iole Veneziani. C'è una grande differenza, perché copiare un modello vuol dire avere già tutti i punti preliminari d'appoggio, e allora l'elemento che deve copiare non fa altro che automaticamente appoggiare la tela sul modello stesso e tagliarlo. Non si sa se questo modello poi ricopiato mantenga lo spirito primitivo del creatore, mentre creare un modello significa proprio dare quello che si dice lo chic, cioè io lo chiamerei la ghega. Ad esempio, faccio un esempio pratico, non so, ci può essere un mantello perfetto, perfettissimo, la manica al suo posto, la spalla al suo posto, diritto, tagliato bene, però il mantello non è chic. Il perché? Perché il collo è troppo piatto. Se io, creatrice, impongo il collo alzato, carino, che possa mantenere poi la sua linea arrotondata così e rimanga lì così, con una speciale lavorazione tecnica, o la spalla più arrotondata e soffiata come manica, o la battonatura che abbia una certa classe anziché piatta, perfino l'orlo che sia rotondo anziché ben stirato e schiacciato, tutto questo fanno parte del modellismo. E il modellismo è prima di tutto esempio. Alberto Fabiani non permette a nessuno all'infuori di lui stesso di imprimere nel tessuto la prima traccia che segna la nascita del modello. È quel pezzo di stoffa che, preso a sé, riuscirebbe difficilmente a sembrare qualcosa di diverso da uno straccetto, ha già la sua precisa e determinante funzione in quello che diventerà un tailleur sportivo oppure un tailleur classico, un tailleur elegante piuttosto che un tailleur da viaggio. Gli elementi che determinano queste differenze sono dunque due: la linea e il tessuto. E molto sovente è lo stesso creatore di moda che suggerisce al tessitore disegni e colori per le stoffe che impiegherà nella sua collezione. Ma come arrivano normalmente alle case i tessuti di alta moda? Ecco quel che ci dice la principessa Giovanna Caracciolo di Carosa. A proposito dei tessuti, ci sarebbe molto da dire, già che noi li consideriamo i nostri grandi alleati. È per questo che noi cerchiamo sempre del nuovo e aspettiamo la visita due volte all'anno dei carnettisti, che sono delle persone di gusto che costituiscono il trait d'union
tra i fabbricanti e noi Alta Moda. E si arrivano con delle enormi valigie che un poco ci affascinano e un poco ci spaventino. Ogni nuova collezione richiede un particolare tessuto, perché esso deve rendere veramente perfetta la realizzazione dell'idea da noi ideata, della nostra linea che abbiamo nella nostra mente. Per questo cerchiamo sempre del nuovo, siamo esigentissimi. Atteggiamento più che logico nei confronti di una materia così viva che molto spesso spinge il creatore a modificare la sua prima idea disegnata. Emilio Schubert segue particolarmente l'ispirazione suggeritagli dal semplice tessuto. Ogni creatore ha un suo modo particolare di abbozzare la prima idea del modello. Silvana Cerza, titolare della Casa Gregoriana, si serve di manichini di bambole. Quando il modello soddisfa sulla bambola, allora viene realizzato sull'indossatrice. Anche questo modello, infatti, che appartiene all'ultima collezione, è nato su di una bambola. Così come, per l'autunno passato, il modello che segna la vita alta, oppure, nella scorsa primavera, il sacco con gonna corta, e via via risalendo tutte le linee precedenti. A collezione compiuta, il giudizio definitivo spetta però al compratore specializzato, certo più esigente del cliente normale. Che cosa ha aiutato la moda italiana nei suoi contatti con i compratori esteri? Ecco l'opinione di Ubaldo Baratta. Siccome gli italiani in genere vestono bene, hanno creato un vivo interesse negli stranieri e soprattutto nei maggiori esponenti della moda americana, che ritengono il vestire italiano non soltanto elegante, ma anche pratico e più vicino alle esigenze della donna moderna di quel che non avviene in altre mode europee. Ed è naturale che le esigenze arrivino fino allo scrupolo del dettaglio. Giovanna, Mikol e Zoe Fontana non si accontentano di creare soltanto i modelli per la loro casa. Dalla stessa casa Fontana devono uscire tutti gli accessori, la scarpa, la borsetta, il profumo. È così che si costruiscono aziende che possono consolidarsi attraverso il lavoro di diverse generazioni. Fu Amabile Fontana a realizzare nel 1907 il primo vestito della casa. Passano 50 anni e questo è il segno di una continuità che non ha avuto riposo. E gli uomini? Non esiste un'alta moda per uomini? La sartoria maschile italiana è riconosciuta ormai in tutto il mondo come la più fresca, la più moderna,
la più elegante e la più ricca di inventive di qualsiasi altra. Vestire all'italiana è ormai il massimo dell'eleganza maschile. I nomi su questi manichini di Angelo Litrico stanno a significare ben più che la simpatia conquistata da una intraprendenza tipicamente italiana. Sono evidenti testimonianze di un successo che investe tutto intero un artigianato. L'artigianato è il pilota dell'industria. Solo se l'industria accetta di moltiplicare un'idea, quest'idea diventa patrimonio della comunità. Maria Antonelli è stata una delle prime creatrici di moda ad interessarsi dei rapporti con la confezione. Vero, signora? Credo di sì, perché data la vita d'oggi e la diffusione rapidissima delle novità della moda fra le donne di ogni condizione sociale, è necessaria la collaborazione fra l'alta moda e la confezione in serie. Naturalmente i confezionisti hanno bisogno di molto tempo, molto più tempo che per le nostre collezioni, per preparare tutta la loro produzione. E quindi, ad esempio, se io presento a luglio la mia collezione a Firenze, la mia nuova linea autunno-inverno, ho già consegnato in aprile, cioè 3 mesi in anticipo, già l'intera collezione autunno-inverno che si chiama Antonelli Sport al confezionista. Tale confezione presenta già le caratteristiche della nuova moda, altrimenti i confezionisti si dovrebbero presentare fuori moda. E dire moda significa parlare del mondo. Questo è un altro problema che assorbe una gran parte di energia ai nostri creatori: mantenere ed ampliare continuamente i rapporti con l'estero. Gaetano Savini, della Sartoria Brioni, anche sotto questo aspetto è uno dei più attivi titolari italiani e molto spesso ha rappresentato da solo l'Italia in grandi manifestazioni internazionali della moda maschile. Per ottenere questo però c'è un solo sistema: viaggiare e quindi fare e disfare innumerevoli volte nell'anno i propri bauli. Fatica alla quale non si pensa quando ci si immagina che viaggiare sia solo un passatempo divertente. Parliamone con la titolare della casa Simonetta. Quali sono, donna Simonetta, i paesi nei quali ha portato le sue collezioni? Tanti paesi. Sono stata dall'America del Nord all'America del Sud, Russia l'anno scorso, Svezia, Inghilterra, Svizzera, Spagna, un po' dappertutto. Ma è molto bello viaggiare, e certi paesi più facili, certi paesi più difficili. In America ho fatto per 2 volte il giro di 16-18 città in 5 settimane. Vedevo solamente aeroporti, radio, televisioni e grandi magazzini di gente locale, di proprio della città, del posto stesso, non ho potuto vedere niente. L'America del Sud invece mi ha entusiasmato, a un tale punto che l'anno scorso sono ritornata e ho fatto 2 viaggi in un anno. Lì è tutto più facile, molto più come noi altri qui in Italia. Non ci sono orari, non fanno lavorare molto, si balla, si fa bagni di mare, è molto piacevole, quasi una vacanza. Abbiamo così toccato tutte le fasi attraverso le quali passa l'attività di una casa di moda. Il momento principe resta però sempre la presentazione della nuova linea al pubblico. È qui che convergono le fatiche, le speranze, le giuste ambizioni di tutta la casa, dal titolare alle ragazze del laboratorio. Abbiamo sorpreso nel loro atelier Sergio Mingolini e Carlo Guggenheim in questo momento decisivo, il défilé. Il défilé che, anche quando viene ripetuto diverse volte e in diversi luoghi del mondo, conserva sempre l'emozione di una prima. L'attività delle case di alta moda italiane è stata in questi anni veramente instancabile. Tanto instancabile che oggi si può tranquillamente dire che non esiste un punto del mondo nel quale la moda italiana non sia arrivata. Dal Canada all'Uruguay, dal Sudafrica all'Australia, a Mosca, le nostre case con i loro titolari hanno portato e le linee e il gusto dell'abbigliamento italiano veramente in tutto il mondo.
Dobbiamo all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero queste sintetiche statistiche che stanno veramente a dimostrare in modo inequivocabile questo enorme impulso dell'abbigliamento italiano. Partiamo dal 1951. Nel 1951 si sono esportati per circa 23 miliardi di abbigliamento italiano, intendendo per abbigliamento tutto ciò che riguarda l'abito, dall'abito finito all'accessorio, escludendo soltanto il tessuto. Nel 1958, cioè a soli 7 anni, questi 23 miliardi sono diventati 75 miliardi. Se esaminiamo una delle moltissime voci che compongono questi 75 miliardi, fermiamoci su quello che può essere l'argomento della nostra chiacchierata di questa sera, e cioè l'abito femminile. Bene, nel 1951 si sono esportati per circa 200 milioni di abiti femminili. Questi 200 milioni sono diventati nel 1958 circa 2 miliardi. È stata una cosa, è una cosa veramente di una tale importanza, di una tale vastità, che ha fatto sì che tutto il mondo consideri la moda italiana come uno dei fenomeni più straordinari di questa seconda metà del secolo. E ha anche creato un altro fenomeno. Oggi il Made in Italy è in tutto il mondo decisamente e chiaramente sinonimo di gusto, di sicuro gusto. E attraverso il Made in Italy l'abbigliamento italiano è considerato da tutti uno degli elementi indispensabili e fondamentali del costume del nostro tempo.